Buongiorno, questa quarantena la vivo con molte difficoltà, come penso la viva la maggioranza delle persone, e ci fa anche capire che l'essere umano non è onnipotente, ma deve imparare a rispettare la natura e di avere rispetto di tutto quello che lo circonda. Penso che l'uomo abbia perso il senso naturale della propria esistenza, ha improntato la sua vita su un benessere senza controllo. Ognuno si sente portatore della verità e pensa che il denaro sia la soluzione dei problemi. Ma la natura stessa ci insegna che dobbiamo comportarci in modo diverso, cambiando molte abitudini e rispettando il proprio prossimo in modo concreto. Una volta risolto il problema dell'epidemia, penso che non ci siano dei grossi cambiamenti, perché coloro che hanno scelto di cimentarsi con uno strumento musicale non smetteranno mai di farlo, anche perché una volta che si è riusciti a salire sul palcoscenico è molto difficile e problematico scendervi. Quindi la passione per la musica, il confronto, la socialità che essa comporta è l'esternazione dei propri sentimenti. La musica regnerà incondizionata. Il mio augurio al pubblico lo faccio con questo piccolo frammento musicale che si intitola Blurundola Turca. Con questo piccolo brano voglio sottolineare il senso della parola rondò, che nell'ambito musicale è caratterizzato dal ritorno periodico di un motivo dominante. Quindi ci si gira attorno, ma poi tutto torna al centro. È come la metafora della vita, giri, giri e poi torni al luogo di provenienza. Thank you.